Dimenticare Ronaldo è il primo compito in classe nerazzurro sul tavolo verde di San Siro con la partecipazione del Torino. A dettarlo il maestro Cooper e i suoi allievi. Per aiutare il popolo interista nell'intento, ogni timore è bandito. Vieri Crespo, nuova coppia dei sogni, ispirati da due muse di nome Recoba e Dalmà. Il tecnico argentino risponde così ai suoi detrattori e i suoi scolari lo ripagano per impegno e determinazione. Vedere per credere, l'assist del francese migliore in campo al bobo nazionale che con questa rete da tre punti può ritornare a sorridere. Un gol che vale anche per archiviare la lunga sofferta vicenda Ronaldo. Ronaldo fa parte della storia dell'Inter e ce lo ricordiamo che ci ha fatto delle cose stupende come le farà certamente anche nel Real Madrid. Ma certo la situazione adesso è cambiata e siamo felicissimi di sostenere i giocatori che ci sono adesso sapendo che questa abbiamo buttato peso. Ed è un Inter che vuole divertire, Vieri e Crespo si cercano, sbagliano molto sotto porta, ma un'intesa non si improvvisa, occorre del tempo. Quello che il Torino non trova per reagire, bravo Camolese a disporre i suoi uomini, ma c'è poca iniziativa in mezzo al campo e qualità sulle fasce. E poi l'ingenuità di Comotto, espulsione per fallo di reazione su Materazzi, chiude in anticipo i conti. Il Torino recrimina invece sul gol annullato a Scarchilli, Bertini vede un fuorigioco di Galante. È un gol regolare, però ho visto che il guardalinee precauzionalmente è avanzato la bandierina. L'Inter può così affrontare serenamente l'esordio in Champions League con il Rosenborg. La domenica da Piano Gentile al volto sorridente di un nuovo Cannavaro, pronto a sacrificarsi per la patria nerazzurra dal centro a destra della difesa. L'ex parmense non vede l'ora di tornare sul palcoscenico europeo più prestigioso.